Domani esce l'FPV drone della DJI. Ma per chi è pensato questo drone? Ne parliamo in questo video. Ciao amici del tubo, domani 2 marzo 2021, data storica, esce il primo drone FPV della DJI. Già 2 anni fa la DJI ha lanciato il suo sistema digitale FPV System, super affidabile, lo dicono i piloti FPV, è cambiato tutto, è come essere passati, come ho detto in un altro video, dall'Amiga alla PlayStation. Il ritorno digitale ci permette di essere davvero in prima persona immersi nel volo con il nostro drone. Ma perché allora la DJI ha aspettato addirittura 2 anni per mettere sul mercato il suo primo drone FPV? Principalmente per 2 motivi. Il drone della DJI è un drone ibrido, non è un drone FPV come li consideriamo oggi, gli autocostruiti, leggeri. È un drone diverso, si sta parlando di 730 grammi, quindi questo è il primo motivo. La DJI non fa prodotti di nicchia, non fa prodotti per pochi. Il volo in FPV, il volo in acro, che è la modalità acrobatica, non è per tutti, è difficile imparare. La DJI, come colosso mondiale nel mondo dei droni, ha il 70% del mercato, non pensa ai pochi, pensa a tutti. Secondo motivo e più importante, la sicurezza in volo. Già dal 2016 sul Phantom 4 la DJI ha messo alcuni sistemi top da un punto di vista sicurezza, sensori antiostacolo, RTH, ritorno a casa automatico, la DJI ha dei sistemi di decollo atterraggio semplificati, controlli hardware software, check pre-volo. Non poteva permettersi di mettere sul mercato un drone FPV col rischio che facesse per sua natura più crash e più incidenti. Il rischio zero non esiste in ogni ambito, ma la DJI ha sempre puntato lì. Il suo brand, il nome DJI, è tale perché è considerata un'azienda affidabile e sicura. Un'azienda che produce prodotti per tutti, facilità d'uso, non poteva permettersi incidenti con un drone FPV che minassero il suo nome, la sua nomea per le nuove generazioni, per la clientela futura. Questo è il motivo più importante per cui sono passati 2 anni nella progettazione di questo drone. Questo drone sarà una bomba, rimarranno tutti a bocca aperta, ne sono sicuro. Tant'è vero che lo spot iniziale è ridefinire il volo. Avete capito quindi per chi sarà questo drone? Per i piloti della DJI che già conoscono i sistemi DJI, le applicazioni della DJI, saranno in una comfort zone, si troveranno benissimo a utilizzare questo drone. In più questo drone sarà per quelli come me, i principianti del mondo FPV. Un FPV diverso. Chi oggi vola in FPV è abituato a costruire il proprio drone, a saldare le parti, ad agire sui parametri, sui software, anche a ripararselo quando ovviamente per sua natura cade e si danneggia. Loro continueranno con la loro passione in questa maniera. Questo drone invece è diverso. Questo drone sarà per tutti. Chi è abituato comunque a agire sui parametri del proprio drone autocostruito vive il volo in FPV in una maniera diversa, più approfondita. Ma per volare in FPV in modalità acro, in cui il drone non è per niente stabilizzato, ci vuole tanta costanza, non è per tutti, l'ho già detto in altri video. La DJI invece, proprio per la facilità d'utilizzo dei suoi prodotti, ha creato qualcosa che permette a chi vuole avvicinarsi all'FPV di non rischiare il proprio drone. Qualcuno mi ha scritto nei commenti l'ultima volta, quando ho parlato di drone FPV, dicendo che sarà facile imparare a volare in FPV con questo drone. Cosa stai dicendo? Chi impara a pilotare in FPV con un drone a 1300 euro con rischio di disintegrarlo al primo decollo? Non sarà un drone che si schianterà al primo decollo, sarà un FPV assistito. La DJI stupirà tutti. Inoltre con questo drone utilizzeremo anche nel volo normale che abbiamo con i droni della DJI i visori. Quanti tutti i giorni mi chiedete, ma col mio Mini 1, col mio Mini 2, col Mavic Air 2 posso utilizzare dei visori?
i DJI Googles per esempio, tutti noi vogliamo volare in prima persona, tutti noi vogliamo vedere le immagini della camera del nostro drone. Il volo FPV tra l'altro è permesso dal regolamento con un osservatore di fianco a noi. D'altronde FPV sta per First Person View, la visuale in prima persona. Sono uscite delle fotografie, le state vedendo, c'è addirittura un motion controller, chissà se è qualcosa come il beacon della Skydio che permetterà di comandare il drone nelle funzioni di Active Track. Guardate l'Active Track 3.0 che ha il Mavic Air 2, fantastico! Potete vedere quello che sto dicendo in questo video. La DJI ha fatto dei passi da gigante sull'Active Track 3.0. E se questo drone fosse ancora uno step evolutivo in più, manca poco, domani lo vedremo. Il volo potrà essere più preciso tramite i visori. Pensate solamente a quando guardate il volo nello schermo del vostro smartphone e la luce vi dà fastidio. In questo caso voi sarete più concentrati, nessuna luce, sarete lì assieme al vostro drone, quasi fosse realtà virtuale, ma invece no. È realissima. E poi, perché parlo di FPV assistito? Abbiamo il GPS, abbiamo il ritorno a casa automatico, i sensori di ostacoli anche sotto. 20 minuti di volo, quando con un drone autocostruito, dipende dalla batteria e dalla potenza, si va dai 3 ai 10 minuti, cambia tutto. Anche decollo e atterraggio automatico con un drone FPV è un'arte anche solo imparare ad atterrare, non è semplice, si rischia pure di spaccare il drone in quella fase. Poi camera integrata, quindi non dovremo montare un action cam sul nostro drone ogni volta e far partire la registrazione. La camera è stata confermata comunque 4K a 60 frame per secondo, un sensore da 12 megapixel, foto JPEG, si parla di JPEG e non RAW, 12 megapixel. In 1080p come risoluzione potremo avere dei frame rate fino a 120. Pensate che in questi giorni è uscito anche in preordine su Banggood, non acquistatelo lì. Su Banggood, ottimo negozio, acquistate le cose che sono disponibili nei magazzini. Da domani gli store italiani avranno questo drone, lo potete prendere subito, non state a ordinarlo su Banggood che poi vi arriva fra 2 mesi e mezzo, come è successo ad altri miei iscritti per alcune cam come l'Insta360 One X2. Su Banggood è uscito a poco più di 1100 euro la versione combo, non so come mai, forse un'offerta di lancio, anche perché loro i droni in casa non ce li hanno. Il prezzo credo che si aggiri sulle 1500 o sopra le 1600 per la versione combo, come vi avevo detto nel video scorso. Mi sono messo qui dei libri che ho trovato in questi giorni, stavo sistemando delle cose, guardate, territorio bergamasco visto dal cielo. Per vedere queste immagini fantastiche non c'è nulla da fare, o si andava su un elicottero prima oppure si acquistava il libro. Pensate alla DJI e altre aziende che tecnologicamente ci hanno portato appunto la tecnologia dei droni, cosa ci ha permesso di realizzare a noi. Adesso le foto del nostro territorio le facciamo noi, le bellezze del nostro territorio le vediamo noi dal cielo. Serve a quello la tecnologia. Mi ricordo anche quando ero piccolo che passavano delle persone a casa e facevano dei servizi con gli elicotteri, fotografavano un po' varie abitazioni e poi vendevano la foto a cifre assurde alle famiglie. Magari avete ancora qualche nonna che ha a casa la fotografia di casa sua dall'alto. È cambiato tutto e domani cambierà ancora. Sarà una data storica come lo è stata il 9 gennaio del 2007. Sapete cosa è successo? È uscito l'iPhone. L'iPhone ha cambiato la vita di tutti. Tutti noi ormai abbiamo uno smartphone tra le mani. È proprio un prolungamento della nostra persona. Ai tempi avevo unito internet, uno schermo touch, l'iPod, quindi discorso musica, e telefono cellulare. Steve Jobs disse: spesso le persone si limitano da sole fermandosi a ciò che già conoscono, senza pensare davvero a cosa si desidera. Steve Jobs non ha solo creato un prodotto, lo ha modellato alle esigenze, alle necessità dell'essere umano. L'iPhone è stato modellato sulle esigenze di tutti. La DJI sta facendo lo stesso, la DJI domani dimostrerà che sta seguendo la stessa linea, un drone per tutti. Dite la verità, quanti di voi magari
fino a 2-3 anni fa avrebbe mai pensato di volare con un drone oggi. Mi ci metto anche io. Io voglio esserci, per questo vi do appuntamento domani 2 marzo 2021 con questo drone FPV, il primo della DJI, che entrerà sicuramente nella storia. E poi io sono un principiante nel mondo FPV, è già difficile per mettere in overing il mio piccolo drone FPV, quindi questo drone nuovo della DJI vi ho detto che è pensato per persone proprio come lo sono io. Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo domani. Ciao!